Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo stati ingoiati dallo Yob. E beh, dobbiamo dire che non è stato molto piacevole. Allora, vedete questi torrellini? Se noi li colpiamo con il fiore di fuoco può essere un problema. Se li colpiamo con quello di ghiaccio invece ci semplifichiamo un po' la vita. Uno e due. Ho puntato prima al tartosso perché è quello che fra i quattro che abbiamo appena visto aveva più difesa. Ecco qua. Ah, preso in pieno, perfetto. Allora, due andati. Uno. Ecco qua. Uno e due. Ora mi cazzo. Ed ecco il motivo per cui bisogna usare il fiore di ghiaccio per raffreddare un po' i bollenti spiriti. Uno e due. Papparei tatada. Oggetti? Ok, mi aspettavo il fiore di ghiaccio, ma probabilmente sarà l'oggetto che troveremo. Calzoni vapore. Dicevo, troveremo all'interno del dei vari blocchi. Calzoni vapore aumentano punti difesa e punti vita. Li mettiamo a Mario, perché Luigi è messo abbastanza bene con coi punti vita. Beccati questo. Mentre pantacuore, vediamo, 41 PV Mario. Ok, anche qua andiamo su Mario perché è molto carente di difesa. Va bene, proseguiamo. Una moneta e 10 monete. Benissimo. Vieni qua. Ho bisogno di fare punti esperienza il più possibile. Dobbiamo, come dicevo, non voglio puntare alla perfect run, come ho detto, perché purtroppo dei tre capitoli principali di Mario e Luigi questo è quello di cui ho meno esperienza. Però se riusciamo... Guarda, ho sbagliato, ho schiacciato solo la B. Se riusciamo, a me non dispiacerebbe. Non dispiacerebbe riuscire a... ho saltato troppo presto. Non mi dispiacerebbe riuscire a portarmi a casa un buon risultato con questo gioco. Vorrei riuscire appunto a, come dicevo, masterarlo. Minchia, troppo veloce. Masterarlo al meglio, come ho detto, però non perfect, perché purtroppo di questo non ho una conoscenza così approfondita. Zero punti sui baffi, che tristezza. Allora, su punti vita e su punti attacco ho visto dei 6. Voglio puntare all'attacco. Ok, un 5. Un 5 non è un male, anzi, tutto di guadagnato. Luigi, invece a te cosa aumentiamo? Punti vita? Dammi un 6. Un 4, va bene, ci sto. Un 4 sicuramente non è un 2. Eccoli qua, i fiori di ghiaccio. Ah, troppo vicino. Allora. No, andiamo di fiori di ghiaccio, così li guardiamo. Abbiamo aumentato... No, abbiamo diminuito attacco e difesa del tartosso, il che... Uno e due. Speravo molto di più. È scivolato Mario. E chissà come mai già sapevo che saresti andato da lui. Ecco fatto. Ti colpisco. Aia. Bastardo. Mi hanno quasi decimato Mario. Maledetto. Beccatelo. Mi ha sorpreso il tartosso, ma perché non mi ricordavo quale fosse il pattern di attacco. Ecco qua, perfetto. Beccatelo. Uno e due. E infine manchi solo tu. Bravo Gigi, bel colpo fortunato. E anche i bimbis salgono di livello.
6 di velocità, la madonna, cos'è un fulmine? 5, benissimo, bene bene bene. Invece Baby Gigi, 0 punti baffi, vorrei dartene un paio di più. Bella, un bel 5, bene bene bene. Oh, con la slot, allora sarà forse perché va un pelo più lenta, sarà perché ho imparato a vedere almeno la sequenza dei numeri che escono uno dopo l'altro. Però con le statistiche ci stiamo prendendo di quelle soddisfazioni che lascia perdere proprio. Ah, tra l'altro, dettaglio, guardate adesso, ora usciamo un attimo da sta stanza. Se noi, ah giusto, aspetta, possiamo usare questo per curarci, io già stavo pensando di usare i funghi. Se noi adesso lanciamo i bimbi e gli facciamo usare la trottola, guardatelo Job, soffre perché qualcosa gli sta entrando nelle cellule. Cioè, un dettaglio stupidissimo, ma è apprezzabile. Poi tra l'altro è giusto prenderli i fagioli, perché se no questa zona qui non ci entreremmo mai più. Ecco fatto, quindi tutti i fagioli persi sono fagioli che non prenderemmo mai più. Che tra l'altro, cioè, è solo una zona principale. Guarda quanti cacchio ce ne sono. Cioè, la zona principale di quest'area. Li hanno messi tutti qua perché giustamente dicono, ok, noi te li mettiamo, tu prenditeli. Che a proposito, dopo di questo, voglio vedere quanti ne abbiamo presi. Ecco qua, non ce n'è più? No, ce n'è ancora uno. Ecco, fatto. Tra l'altro, voi due, lanciate i bimbi dentro qua, per favore. Ah, il frutto! Benissimo. Bimbi, uscite di qua. E entriamo in quest'altro. Vediamo, nemico? Ovviamente. Ma sì, fiore di ghiaccio. Quando riesci a prendere la giusta posizione per come si chiama, per questo tasto, riesci a fare di quei numeri incredibili. Vai Mario. Perfetto. Un fungo? Un fungo vita. Bello, ma ci abbiamo una fortuna incredibile con questo uovo, eh. E un fiore di ghiaccio. Beh, abbiamo recuperato quello che abbiamo usato. Non che ne avessimo necessità, ma ehi, non si butta mai via nulla. Comunque dicevo, ecco, beccati il frutto tu. Fame, frutta. Oh, evviva, frutta. Ah no, mi aspettavo facesse così come in Superstar Saga. Grazie. Sì, ora vado. Vai, vai. Ok, di qua c'è il, come si chiama, il punto di salvataggio. Io direi di iniziare. Ma c'è un altro, non l'avevo visto. Nemico? No. Grazie. È un fungo vita. Ok, dicevo, facciamoci il giro in senso orario, ma soprattutto vediamo. Abbiamo 46 fagioli. Spero che quando troveremo il negozio ci servano abbastanza. Aiuto! Ehi! Che cacchio volete? Mi lancio contro il mio robot, eh? Il mio robot! Bastardi! La pagherete! Sapete quanto vi costava? Devo finire di pagare le rate io, eh? Vai. Uno. Due. Allora, è difficile riuscire a seguire le roteate una certa, però se riusciamo già a inserirle ai primi giri è tanto di guadagnato a livello di danno. Ehi, grazie! Ci pensi tu? Sì, vado ad aiutare gli altri.
Mi fa ridere che ci sia quel sasso gigante a forma di catenaccio, così a caso, che mi sa che, allora, in un contesto del genere mi sa che è un calcolo, oppure mentre boh diventa gigante ha mangiato sassi, che ne sappiamo noi. Però visto così sembra un calcolo renale. Vediamo di qua invece. Perfetto, c'è un tartosso e due super funghi. Dai! Ma gli ero saltato in testa io. Ce l'avevamo fatta. Era una bugia la tua. Uno e due. Ok, uno è andato. Aia. Ok, quindi quando salta lo fa in alto, quando invece gira solo la testa vuol dire in quale direzione inizia. Perfetto. Ok, non so perché ma mi aspettavo salisse qualcuno di livello, ma l'abbiamo appena fatto. Ok, ciao, qua c'è la sequenza iper lunga di cosi. Allora, bimbi. Uno e due. Bleb. Allora, andate qua voi due, per favore, che mi serve la combinazione. Bimbi, andate dall'altra parte. Ok, bene. Allora, abbiamo la visuale completa. Iniziamo da quella in alto. Blu, blu, giallo, giallo, rosso, blu, rosso e giallo. Poi blu, aspetta, non c'è nulla lì. Blu, giallo, giallo, rosso, blu, rosso e infine giallo. Bravi, avete messo la sequenza di DNA giusta. Ehi. Che? Paura? Sei libero? Vabbè. Allora, bimbi, venite qua che andiamo a prendere quella X. Ti sta bene che stai soffrendo. Devi soffrire per averci ingoiato. Non sei mica Bowser. Il tuo livello dura solo questa sezione. Poi dentro di te non ci torneremo mai più. Andiamo nella prossima area. Eccoci qua. Allora, qui abbiamo probabilmente zona per Mario e Luigi, che dobbiamo roteare da queste parti. Non ci sono altre X sul terreno, quindi bimbi, andate. Voi due adulti, invece... Beh, in realtà, ecco, esatto. Non serve che loro vengano. Bastano i bambini. Allora, di qua arriviamo alla X. Però ci dobbiamo buttare di sotto per forza. Ecco qua, proseguiamo. Allora, quindi il primo è la X, il secondo non ti porta a nulla, questo ti porta allo Yoshi, qua niente e qua in teoria nulla. Ma sì, ascolta, combattiamo. Sono punti di esperienza che si fanno, eh. No. Vai. Pom, pam. La cosa buona non è tanto visualizzarlo il guscio, ma imparare il tempismo del suono. Tac, 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 tac. Se impari quello, poi non ti dico non guardare il guscio, però almeno riesci a prendere un tempismo maggiore, secondo me. Tac, 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 tac. Perfetto, qualche punto esperienza, qualche soldino ce l'abbiamo. Allora, cosa troviamo qua dentro? Abbiamo detto c'erano le monete, ma qui invece altri tre fiori, va bene. No, vabbè, non importa. Vorrà dire che dovremmo solo fare qualche colpo in più col guscio. Pac, 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 pac. Ecco fatto, 45 punti. Nulla di eccessivo. Come state vedendo, tra l'altro, ho iniziato a prenderci un attimo
meglio la mano con il guscio, ma ve l'ho detto. Uno era questione di abitudine, perché questo titolo fra i tre è quello che ho giocato di meno. Ma soprattutto, ecco, vedi cosa succede a parlare. Continuando a giocare, alla fine ce la fai a imparare le meccaniche giuste. Perfetto, entriamo nella sezione centrale, che è questa qui. E apriamo la via. Blu blu blu. Ehi, vi avete liberato! E vai! Manca lo Yoshi nero. Andiamolo a liberare e andiamo di qua. Bir 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 bir. Ti perseguito con questo mini giocattolo. Allora, aspetta. Ecco qua. Prendiamoci il massimo di proiettili. E la madonna, non mi ricordavo che erano così tanti. Comunque, aspetta, la direzione migliore è questa, perché qua ci mette molto di più ad arrivare. Qua invece si ferma. Ok, devo aspettare. Perfetto. Oh no, il mio giocattolo si è fulminato. Ma che cacchio. Ah, l'avevo finito di pagare ieri. Prendiamo anche Mario e Luigi e così combattiamo tutti assieme. Non ha senso fare il combattimento con solo due di loro. Meglio farlo con tutti e quattro. Uno e due. Io gli lancerei... Esatto. Avrei voluto evitare. Stavo per dire, lanciamogli il guscio così ci prendiamo quei due punti in più. Però almeno, esatto, abbiamo abbassato un po' la sua vita e l'abbiamo ucciso subito. Ma no, io mi ricordo che c'era anche uno Yoshi nero. O probabilmente lo Yoshi nero appare solo tra poco. Eppure me lo ricordo. Io me lo ricordavo che c'era. Non lo so. Vabbè. Ehi, si sta muovendo. Ma forse dovremmo aiutare anche noi. No, 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 fai fare a loro. Li abbiamo liberati per cosa? Guarda come gli apre l'intestino. Fastidio, cazzo. Vabbè, è finita. E vai, evviva. Vabbè, contenti loro. Aspetta, bimbi, venite con noi, per favore. Eccoci qua. Allora, proseguiamo ora nell'intestino, che è stato allargato per questa occasione. Minchia, 12 di attacco, non male. Ma è una mia impressione, o quando lo usano Mario e Luigi parte già molto più veloce? Vabbè, forse perché sono adulti e di conseguenza ci mettono più forza nel tiro, eh? La risposta potrebbe essere banalmente anche questa. O forse quando ci sono anche i bimbi che va... Aia, alla massima potenza. Bravo. Vabbè, due almeno li abbiamo uccisi con l'oggetto. Qualche punto in più ce lo prendiamo. Ne abbiamo presi 10 in più. Beh, dai, non ci lamentiamo. Tutto fa brodo all'inizio, no? Ok, non serve a nulla questo bottone. Qualche tartosso? Let's go. Ok, volevo evitare la cosa, però è andata così. Minchia. Subito al primo. Ok. Speravo di ucciderne almeno due, ci ho sperato, ma questi due proprio non li abbiamo neanche calcolati, madonna mia. Vai, Luigi.
Ah, che stupido. Aia. Ecco fatto. Là. Ma sì, andiamo di salto. Uno e due. Vediamo se lo uccidiamo. Ci ho sperato. Tanto finché salta che mi... Perché sono stupido? Stavo finendo la frase. Intanto finché salta vuol dire che devo evitarlo. Qua in faccia, dritto. Dritto per dritto. Allora, sicuramente ce n'è almeno un altro. Ecco. Let's go. Quando mai ti sbagli. Allora, uno e due. Ai giri veloci, quando riesco, cerco di infilarcelo sempre il... una roteata. C'ho sperato che morisse... ci ho sperato che morisse con la martellata. Non è andata a buon fine, però non importa. Ah, così? Un giro veloce è stato questo? Dai, che palle, potevi morire. Ecco qua, bastava un colpo. Ecco qua. Ci ho sperato che qualcuno salisse di livello. Vabbè, la speranza è l'ultima a morire. E chi muore per prima? Quello che stava sperando. Questa è una citazione che non penso molti avranno colto. Ma non perché è difficile o altro, ma perché è di un altro video di un altro youtuber. Quindi probabilmente, se siete bravi conoscitori dei suoi video, magari qualcuno la riesce a collegare. Ecco qua, 64. No, non ne vale la pena. Uno e due. Ecco qua. Due colpi anche tu? Perché? L'avrei evitato eppure non l'ho fatto. Per qualche arcano motivo. Un colpo fortunato? Prima da Mario. Eppure lo sa... Eppure continuo a saperlo che non devo colpirlo mentre fa il salto. Eppure lo continuo a fare. Perché? Un super fungo. Vabbè. Buttali via. Non mi ricordo se in questo capitolo... Ecco fatto. C'è la spilla dei funghi. Se ci fosse... ne sarei contento. A prescindere che c'è o no, ho saputo che in Super Star Saga per 3DS hanno nerfatissimo quella spilla. Cioè, allora, era rotta perché era rotta. Con 99 di funghi di ogni tipo avevi una percentuale di danno assurda. Però, da quello che so, in Super Star Saga per 3DS l'hanno nerfata quella spilla, il che è un po' un peccato. È sicuramente un peccato. E sale di livello Mario, ottimo. Cosa aumentiamo? I baffi? Ok, bello, bravo Mario. Bello il 6, mi piace. Tondo. Gigi, anche tu i punti vita? No. Ok, dai, il 4 ci sto. Il 4 non è un 5, ma sicuramente non è un 2. Sono quelle piccole perle di saggezza che mi sento di condividere con voi. Allora, scendiamo di sotto. Dovrebbe esserci un altro blocco esatto di salvataggio. E ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.